Ed ora andiamo a Fasano, dove si è svolta ieri la premiazione della seconda edizione del concorso Balconi e Larghi Fioriti, organizzata dall'associazione Umbracchia in collaborazione con altre associazioni. Alfonso Spagnolo. Rilanciare il centro storico passando magari anche da un balcone fiorito. Si è svolta ieri pomeriggio la premiazione del concorso Balconi e Slarghi Fioriti, manifestazione giunta alla seconda edizione, organizzata dall'associazione Umbracchia in collaborazione con Radio Diaconia e il Comitato Giugno Fasanese. Teatro della cerimonia, il Museo della Casa Fasanese. Un appuntamento particolare, dato che ricorreva anche il primo anniversario della nascita della Casa Museo. Ad ogni partecipante è stata consegnata una foto ricordo del proprio balcone. Ma veniamo all'esito del concorso. Primo posto per Vito Colucci, mentre il secondo è stato ad appannaggio di Isa Mula. Terzo posto per le famiglie di Via Riccardi. Agli occupanti del podio sono andati premi in denaro di 200, 150 e 100 euro. Durante la premiazione sono state anche segnalate altre due iniziative. La prima è la realizzazione e distribuzione di un opuscolo illustrativo in quattro lingue della Casa Museo, con una tiratura di 10.000 copie, destinate prevalentemente alle strutture turistiche del territorio. La seconda riguarda la presenza del Museo della Casa La Fasanese sul cliccatissimo portale turistico TripAdvisor. Umbracchia ha avuto questo incarico di rivalutazione, di rivalutare il centro storico, l'amministrazione ha avuto dei cittadini praticamente, l'amministrazione ha sposato questa tesi, l'ha abbracciata, questa è già la seconda edizione del concorso Balconi Fioriti, siamo nella casa Fasanese del 600, una casa che abbiamo ceduto in gestione all'associazione, credo che questa collaborazione stia andando per il meglio e credo che questi 5 anni prossimi saranno decisivi per la rifioritura del centro storico. Diciamo che le attività dell'associazione Umbracchia è utile e funzionale a questo processo e soprattutto a questo obiettivo per realizzare la città come struttura di accoglienza per la moltitudine di turisti che scelgono la nostra città e soprattutto per rendere più vivibile un ambito urbano che mi pare che abbia gli spazi e la potenza per poter esprimere ed esprimersi in termini di benessere da conferire ai cittadini. L'obiettivo fondamentale è quello proprio di recuperare, come abbiamo sempre detto, siamo stati innovatori, siamo stati visionari, però recuperare e riqualificare il centro antico è diventato il tema ideale, anche programmatico della città, sta diventando un argomento forte anche, diciamo, a livello amministrativo, ed era questo l'obiettivo fondamentale. La struttura di questo piccolo